Ma perché voi un video vista bagno non lo volevate? Allora, in realtà ho iniziato a scrivere, dov'è? Lì, il post dedicato a questo aggeggio mangia doppie punte, ma mi rendevo conto sempre di più che non ero in grado di spiegarvelo con parole scritte, ma avevo bisogno di farlo con un video veloce. Allora, in realtà questo è un prodotto che originariamente io ho provato dal parrucchiere, non so dove guardare, e diciamo quando ho deciso di tagliare i capelli all'inizio dell'anno. Un prodotto che ho scoperto proprio lì, ma che è stato presentato credo l'anno scorso a Cosmoprof. È stato presentato ovviamente agli addetti ai lavori, quindi è una sezione di Cosmoprof che di solito io non frequento. Detto questo, sapete che io avevo i capelli molto lunghi e ho deciso di tagliarli all'inizio dell'anno per una motivazione legata al fatto che erano molto molto rovinati. Quindi ho detto no, devo assolutamente intervenire e ho deciso di tagliarli prima tipo a questa lunghezza e durante il primo taglio ovviamente il ciuffo, che era la mia parte più rovinata, cioè, non potevo tagliarlo più di così e quindi ho deciso, cioè la parrucchiera, mi ha proposto di provare ad utilizzare questo tipo di prodotto, che era diverso ovviamente da questo, un'altra marca. Qua sotto sul post vi spiego meglio quali sono le differenze, prima di tutto la differenza di prezzo. Altre differenze tecniche sinceramente non ne ho notate, non sono a conoscenza di queste differenze tecniche e sinceramente per quello che è la mia esperienza è un prodotto che vi consiglio. Tra le domande che mi sono state fatte su Instagram Stories quando ho mostrato questo attrezzo, la prima è stata se i capelli vengono indeboliti o se comunque in qualche modo si sfibrano. La mia risposta, sempre vi ripeto per quello che è stata la mia esperienza, è no, anzi, l'effetto sul capello è molto, cioè, è un effetto lieve, cioè non è che vi strappa i capelli, ve li pulisce solamente ed è l'effetto lucidante, perché ovviamente va a togliere quell'eccesso di doppie punte, quindi tutte, se voi li guardate in controluce, tutte quelle piccole, quei piccoli puntini, quelle piccole doppie punte che voi notate sui capelli. Adesso i miei capelli devo lavarli, quindi non sono super super puliti, però ci tenevo a farvi vedere come si utilizza in un modo un po' più sensato rispetto a una stories. E leggermente tiro, ma faccio agire. Allora, non so se vedete la differenza tra questi capelli e questi. Questi sono i capelli che sono stati, diciamo, puliti, mentre questi qua dietro sono quelli che devono ancora essere passati e sono molto, molto, cioè hanno praticamente ancora le doppie punte. Quindi ora passo anche loro. Non so se notate la differenza, sono praticamente leggermente più lucidi. Allora, quindi, per quanto riguarda la mia esperienza, ovviamente qua ritrovate all'interno tutte le schifezze. Da cosa è composto? Internamente, non so se riuscite a vederlo, è composto da due pettinini, due diciamo spazzole più che altro, e all'interno da una sorta di i capelli in pratica. Tramite questo vengono schiacciati all'interno, quindi viene fatta un'onda dei capelli all'interno e non so se le vedete, ci sono tipo una sorta di pettinini tipo rasoietti che vanno a pulire appunto il capello. Allora, personalmente ho deciso di acquistare il prodotto perché non sempre riesco ad andare dalla parrucchiera che lo utilizza, ma volevo comunque avere la possibilità di pulire i miei capelli anche a casa. E quindi non lo faccio ogni settimana, ovviamente lo faccio quando ne ho bisogno e ovviamente se ne ho bisogno più da una, diciamo, in una zona piuttosto che nell'altra, faccio questo passaggio in una, tipo, questa zona qua è una zona molto rovinata. Voilà. Tutta, diciamo, la mia parte della corona di capelli, quindi questa zona qui, è la zona, vedete qua sotto devo ancora fare, è la zona più rovinata che non sono riuscita a tagliare, mentre diciamo che le zone qua sotto sono le zone che ho appena tagliato e quindi sono le più sane.
È un prodotto che vi consiglio, sì, nel post sotto vi scrivo maggiori informazioni sulla scelta, cioè quale prendere e quale invece io, ad esempio, non prenderei. È facilissimo da utilizzare, lo potete fare da sole, va messo in carica, quindi è cordless senza fili, però volendo ha semplicemente un filo che va collegato alla presa e va lasciato in carica per un po'. Potete ovviamente bloccarlo, chiuso. Aspettate, se lo volete trasportare basta averlo ricaricato e vi funziona anche in viaggio. Io ad esempio non ho questa esigenza perché lo passo una volta ogni tanto. È un ottimo prodotto, ma è un prodotto del quale comunque non abuserei, quindi usare con prudenza. Ciao, al prossimo video.